Quale contributo possono dare informatica ed elettronica al mondo della chimica? Questo è il punto focale della seconda giornata di ChemMed 2011, l'evento internazionale della chimica che si tiene fino a venerdì 7 ottobre a Fiera Milano City. La strumentazione scientifica negli ultimi anni si è evoluta grazie allo sviluppo di informatica ed elettronica ed ha permesso alla chimica di fare grandi progressi verso le tecnologie pulite, le misurazioni e la gestione delle risorse. In questo panorama la ricerca e i giovani ricercatori in generale hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuove tecnologie per il settore. A ChemMed, in occasione dell'anno internazionale della chimica proclamato dall'UNESCO, tre giovani ricercatori tra i più promettenti del nostro paese sono stati premiati dalla rivista scientifica internazionale Chimica Oggi, Chemistry Today, alla presenza di Franco D'Alfonso, assessore al turismo e alle attività produttive del Comune di Milano. Si tratta di Calogero Piscopo e Carlo Giorgio Visconti nella sezione Catalisi e le sue applicazioni e di Fabio Parmeggiani nella sezione Compositi Chirali. Tra le sessioni congressuali più interessanti della giornata, quella organizzata da AIDIC e dedicata al tema dell'individuazione dei principi attivi e alle loro successive produzioni industriali. Per celebrare le conquiste della chimica e il suo contributo al benessere dell'umanità, si è tenuto oggi a ChemMed, in collaborazione con la Società Chimica Italiana, l'evento speciale Innovazioni della strumentazione chimico-analitica, con un'area appositamente allestita dedicata alle innovazioni più significative del settore. All'evento è seguito un workshop presieduto da Luigi Campanella, past president della Società Chimica Italiana e docente di chimica all'Università La Sapienza di Roma. L'appuntamento è per domani venerdì 7 per la giornata conclusiva dell'evento internazionale della chimica.